I big del teatro sbarcano in Puglia per il Taras Teatro Festival a Taranto dal 23 al 29 settembre. Ne parliamo con il direttore artistico Massimo Cimaglia. Buongiorno direttore, grazie. Buongiorno, buongiorno, scusate della location, però siccome sto cercando di promuovere questo festival, perché è un vero festival, cominciamo a dire questo, il festival che ha un'anima e forse proprio per questo va un po' distinto dai vari cartelloni con spettacoli vari così messi tanto per, allora sento la necessità e quindi ho un'agenda, devo dire, molto, molto piena proprio per andare a parlare di questo festival che si parla di cultura, si parla di teatro, si parla di attori molto bravi, si parla di registi internazionali, quindi vi chiedo scusa di questa precarietà della situazione, ma spero nella vostra comprensione. Grazie a lei per la disponibilità piuttosto. Laboratori, cioè, spettacoli, incontri con attori, conferenze, recitazioni. Qual è il tema di quest'anno? Il tema di quest'anno sono le donne. Infatti avremo tutte attrici, avremo il tema è appunto poi ispirato dai 100 anni dalla morte di Eleonora Duse. Infatti avremo appunto presentazioni di libri su eroine, proprio sulla Duse, quindi è quello un po' il filo conduttore e domenica 29 ci sarà proprio un incontro pomeridiano che io mi auguro sia molto partecipato, perché ci sarà ad esempio la grandissima Eva Cantarella, la grandissima scrittrice, e quindi da lì in poi ci saranno un susseguirsi di donne che impegnate nel civile, nel sociale, nelle istituzioni, a parlare di donne, ma quindi saranno due ore anche molto, diciamo, veloci, spinte, cioè con testimonianze, io non la vedo una cosa barbosa. Ecco, parlare di cultura a volte può sembrare, invece no, io vorrei che fosse recepita in questo modo, molto, molto utile, è proprio un modo di stare insieme. In parallelo al Taras Festival, tanti appuntamenti culturali gratuiti. Sì, abbiamo, scusate che appunto il bello della diretta si suol dire, ecco, con me vivete in maniera assoluta il bello della diretta, ecco, sto entrando in un taxi, teleperformance. Okay. Abbiamo spettacoli teatrali molto importanti, iniziamo con una conferenza di Peter Stein. Peter Stein è un grande maestro del teatro mondiale, e Maddalena Crippa durante la sua conferenza avrà dei monologhi ovviamente molto, molto belli vista la sua bravura. Avremo Elisabetta Pozzi. Elisabetta Pozzi sono 25 anni che non recita a Taranto, io lo trovo una cosa abbastanza imbarazzante questo, e quindi abbiamo levato questa onta, diciamo, e poi tra le cose il papà di Elisabetta Pozzi è di Taranto, quindi ci saranno Elena Arvigo, premio Le Maschere del Teatro l'anno scorso come miglior monologo, quindi stiamo puntando a creare un punto di qualità. Ci saranno questa, pensate alla bellezza, stanno venendo da tutta Italia 15 attori a studiare teatro a Taranto, e tutto questo insieme al CREST, altrimenti tutto questo non si potrebbe fare, e con l'aiuto anche del comune, della regione, ma soprattutto devo dire con la nostra caparbietà e l'aiuto anche di sponsor privati, quindi è un lavoro complesso, devo dire, ma faticoso, ma spero che porti dei bei frutti. Non perdete allora il Taras Festival dal 23 al 29 settembre, non abbiamo detto la location, Massimo, auditorium, Tatà. Eh sì, è il Tatà del CREST, il Teatro del CREST, ma pensate, lì si svolgerà tutto lì, quindi si vivrà veramente, io dico che questo è il festival che ha un'anima, ci sarà proprio in quel luogo, perché è un luogo importante, ha diversi spazi, si vivrà proprio come se fosse una città internazionale, cioè si vivrà il festival, accadrà qualcosa sempre in ogni angolo del teatro, quindi ci sarà un movimento che io mi auguro sia quest'anno abbia preso veramente una piega giusta, che l'anno prossimo continui a crescere.